ci sono... Sport e donazione sono due valori fondamentali per ognuno di noi, vanno spesso di pari passo, credo che siano tantissimi gli sportivi che siano iscritti all'AIDO perché insomma è un valore a prescindere fondamentale. Ecco, intanto avete aderito a questa iniziativa questa sera, che cosa vuol dire per voi? Ma io, come ho detto prima, sono contentissima di aver ricevuto questo invito, perché solitamente, come ho detto, sono sempre le associazioni a rincorrere le istituzioni o chi ha un po' più di visibilità. In questo caso invece l'invito è stato graditissimo, perché si rivolge direttamente a chi è socio, a chi è donatore, a chi è socia, e quindi è fondamentale. Sono veramente contenta di questo. A noi ci serve fare qualcosa per gli altri per essere felici, per essere utili a questo sistema che ormai sta naufragando, come ogni giorno diciamo. Le istituzioni sono assenti, noi ci arrampichiamo quasi sugli specchi, però non ci perdiamo d'animo. Io dico sempre, l'unica cosa che in noi esiste è quella voglia di fare per gli altri che ci riempie l'animo ogni giorno, e quindi quando andiamo a letto diciamo abbiamo fatto qualcosa per questo mondo, abbiamo fatto qualcosa per gli altri. E quindi tu sai benissimo che il nostro è un volontariato di quelli che non viene remunerato, quindi la prima cosa statutariamente che portano i nostri statuti, sia l'AIDO sia nostro, è quello della non remunerazione. Quindi chi viene da noi sa che non ha nessuna remunerazione, il tutto si fa gratuitamente per gli altri. Ricordo lo scorso anno, direttore Parisi, anche quando la squadra andava male, difficoltà di classifica, le iniziative di volontariato erano sempre presenti, questo è un valore imprescindibile. Assolutamente sì, perché il calcio, a parte il campo, deve avere necessariamente un valore sociale, altrimenti sarebbe veramente finita. Il calcio è uno sport, è un valore sociale che noi abbiamo nella nostra nazione, e come tale deve essere interpretato, deve essere vissuto, sia nella vittoria che nella sconfitta, perché quando siamo tutti quanti felici è facile fare le cose, ma bisogna dimostrare di essere in un certo modo anche quando i momenti non sono quelli più felici. L'abbonamento di solito è una cambiale che si firma in bianco, molti non lo sanno, ma è così, perché sarebbe bello fare un abbonamento a fine campionato quando una squadra vince il campionato, ma sarebbe l'ideale. Sicuramente sarebbe l'ideale, però sicuramente, guarda, alla fine per... Lo dico, sarebbe l'ideale per i tifosi. Certo, sì, sarebbe l'ideale per i tifosi, però visto che l'investimento diciamo è minimo, perché il costo dell'abbonamento è accessibile, ne vale la pena pure firmare questa cambiale in bianco. Ma a parte gli scherzi, a parte le battute, noi siamo convinti di abbracciare ancora molti sportivi, perché si sente proprio l'interesse della città verso la squadra, si sente anche una voglia di rivincita da parte della gente, di riscatto di questa brutta stagione dalla quale veniamo. Però ripeto, di sicuro non ci possiamo piangere addosso, siamo qui per fare bene, siamo convinti di poter fare bene, siamo convinti di aver fatto, così come nella programmazione della campagna abbonamenti in questo progetto con le associazioni, siamo convinti di aver fatto bene anche le scelte fino a questo momento, le stiamo facendo con molta oculatezza, sia da un punto di vista della programmazione societaria, da un punto di vista sportivo con il direttore Strianese, per cui siamo davvero molto, molto ottimisti, il Presidente lo è in primis.